E insomma, siamo tornati qui a fare le cosacce su Pokémon Soul Silver, tipo possiamo importunare questa vecchia. Dunque, la scorsa volta abbiamo distrutto sostanzialmente la palestra di Violapoli, i nostri Pokémon dovrebbero essere tutti a posto. No, non li ho ancora curati, mamma mia, sono davvero un allenatore pessimo. E attenzione perché hanno aperto il piano di sotto, andiamoci subito. Che cos'è? Che cos'è questo posto? Ci dà blocco amici. Ah, questa è proprio la tipica cosa di cui non me ne frega assolutamente niente. Abbiamo beccato uno che è utile per la storia, pare. Il Profel mi ha chiesto di aspettarti e così ho fatto. Ma devi sapere che vorrebbe che tu allevassi quell'uovo di Pokémon. Ma t'ho detto di sì. E finalmente ci ha dato questo uovo, andiamo a vederlo. Ogni tanto si muove e si schiuderà presto. Sì, non ci metterà troppo, in teoria, a schiudersi. Ed è anche un Pokémon che mezzo si potrebbe pensare di tenere. Attenzione! Attenzione! Ma quell'uovo! Mumble mumble! Lui ci regala la MN Spaccaroccia, credo. Esatto. Se la medaglia della palestra di Violapoli potrà usare questa mossa anche per ridurre in frantumi le rocce piene di carri incontri per la sala. Tuttavia, una volta che un Pokémon l'ha imparata, difficilmente dimentica queste MN. Ah, è vero che in questa generazione ancora non si potevano dimenticare le MN. Ma perché tutti girano e saltano in questo gioco? Ma che problemi avete, raga? Ah, non si può passare? Attenzione, cos'è? È un enigma? Non si può passare? Ah, madonna. Che genialità. Raga, mi sembra di averle messe bene. Che non mi si venisse a dire che non è completato, perché ha un senso, è Kabutops. No, Kabuto, adesso non mi ricordo come si chiamava. Cosa sono, rettiliani? Ci sono stati rettiliani qua, ragazzi? Rovine d'alfa, eccoci qua. Guardate come ci andiamo a perdere, eh. Direi che è stato un giro a vuoto. Torniamo su. Semplicemente andiamo avanti con la nostra storia, che è più importante. Sti cazzi delle rovine d'alfa. Ops. No, ma che cosa avete capito? Io adoro la lore dei giochi, cioè ci mancherebbe. Ah, lol, non avevo proprio visto che c'era questo passaggio. Vabbè. Allora, percorso 32, ancora dobbiamo catturare dei Pokémon. Eccoci qua, siamo pronti per il nostro prossimo Pokémon del percorso 32. Che Dio ce la mandi buona. Attenzione, attenzione. Momenti di grande un Ekans, ma io non ci posso credere. Un Ekans! Un Ekans mi ha dato. Esce pure dalla Pokéball a livello 4. Veleno spina. Guarda, se mi avveleni io giuro che ti uccido. No, addio, ciao. Ciao. Ciaone proprio. Bella, muori, distruggiti, pezzo di fango. Niente, percorso 34, 32 bruciato con quel pezzo di... Ecco, guardate, guardate cosa c'era. Io non ci posso credere. Non ci posso credere, questo era utile. Forza maestà, non ti abbattere. Peccato perché Mariper era un buon Pokémon. Poi mi diventava Ampharos. Poteva essere utile un Pokémon di tipo elettro. Qualcuno sta tenendo il segno di che Pokémon ho preso, dove, in che percorsi non potrò più catturare Pokémon? Perché sapete che io già farò confusione, vero? Lo sapete. Cioè, se lo sapete va bene così. Se non lo sapete, eccone un altro. Se non lo sapete, vi consiglio di tenere traccia dei miei movimenti e delle mie catture, perché io sicuramente mi dimenticherò. Allora, la strada si dirama. Io non capisco davvero perché Poliwag dovrebbe mai usare doccia scudo. Ancora, ma già il fuoco non ti fa niente. Perché devo indebolirlo ancora di più? Dio, questo aveva 5 Magikarp, è stata la cosa più lunga della mia vita. Livello 16 per il nostro Tranvione, dovrebbe evolversi, mi pare. Non mi ricordo. Non mi ricordo niente, raga, scusatemi. E invece mi ricordo tutto. Il nostro Bayleaf, che però rimane Tranvione. Perché è sempre più Tranvione, in realtà. Non c'è niente da fare, raga, è così. Troviamo Semitraglia, una mossa che fa schifo, letteralmente, però vabbè. Credo di averne incontrati un... Eccolo, questo pezzo di me... Oh, è arrivato come primo del percorso e come ultimo del percorso. Proprio per farsi ricordare, eh. Andiamo dalla nostra migliore amica, nel nostro migliore amico, che detta così suona un po' male, però vabbè. Grotta di mezzo, dove siamo? Dove siamo? Siamo nella terra di mezzo? Attenzione, attenzione, perché abbiamo un nuovo Pokémon, chi è? Ma io non ci posso credere! Non ci posso credere! Ma è una congiura! Ah no, però è un doppione, oddio, è un doppione, che culo. No, perché qua dentro mi sa che si trovano degli Zubat, no? Dai, datemi uno Zubat, vi prego. Oh mio Dio, che paura. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Un Rattata, un altro Rattata. Salve. Ehi, ma che sorpresa. T'ho preso da dietro, ci credo.
Cioè, ho beccato quanti? Due, tre? No, tre poco. Questo è il quarto. Vediamo. Un altro Rattata. Ok, no, qua dentro decisamente 100% Rattata. 100% grandi successi. Abbiamo saltato questa parte di sopra. Cammino perché non mi va di incontrare 250 Pokémon al secondo. Ma tu chi sei? Ma sei bellissimo! Ma fatti vedere in tutto il tuo splendore, frate! Mamma mia! Vulpix, bello, sarebbe figo prenderlo un Vulpix. In che percorso si trova Vulpix? Intanto si trova Vulpix, ma tanto con il culo che ho non lo beccherò mai, quindi sti cazzi. Troviamo Roccio Tomba, che è una mossa di merda. Un altro Pokémon che... Oh! Sia lodato il signore. Allora, che gli faccio? Proviamo a catturarlo direttamente, raga, perché ho paura di ucciderlo. Porca puttana, oh! Io non ci posso credere comunque. Davvero non ci posso credere. Non abbiamo più Pokéball. Neanche lo ammazzavo con un'azione, vaffanculo. Sono proprio un cretino comunque. Adesso mi tocca ammazzarlo. Ma lo posso ricatturare? Siete d'accordo, no? È il primo Pokémon che ho trovato in questo percorso. Quindi in teoria ho finito le Pokéball. Ma metti che non avessi comprato le Pokéball? Lo posso ricatturare, raga? Non lo so. Io intanto lo ricatturo. Poi nei commenti mi dite se posso tenerlo oppure no. Attenzione, 1, 2, 3. Catturato. Guardate, era molto più semplice di quello che sembrava. Siccome ho molta fantasia lo chiameremo Dracula. Va bene? Dai, ci può stare. Un vampiro. Natura vivace. Quindi aumenta la difesa speciale e diminuisce la velocità. Non mi fa impazzire come natura. Allora sì. Allora davvero sì. E insomma, un altro bellissimo bug del mio Nintendo originale. Credo si stia schiudendo l'uovo e quindi ha deciso di non farmi vedere le creature che già sono vive in questo mondo. È ovviamente una scelta di lore anche questa qua. Si schiude finalmente l'uovo che contiene il nostro Togepi. Cosa? Non me l'aspettavo assolutamente che fosse un Togepi. Vuoi dare un soprannome? Sì. Ci chiama il professor Helm, noi gli rispondiamo per cortesia. Come sta l'uovo? Oh, comunque un tempismo incredibile, sembra quasi sia scriptato. Quasi, Vieni subito a mostrarmelo. Ma, cioè, io avrei anche un po' di cose da fare. Vediamo un attimo questo egg. Natura schiva, quindi aumenta l'attacco e diminuisce la difesa. Ottimo. Aumenta l'attacco ma riduce la precisione invece l'abilità tutta fretta. Quindi avrà un attacco della madonna. Sdonk. Ma che suono è Sdonk? Ma perché qua tutti picchiano tutti? Ma cos'è? No, in realtà non possiamo battere la palestra. Perché? Perché ovviamente prima dobbiamo... Non ne ho idea. Ok, in realtà c'era un vecchietto qua che sbloccava la prossima parte di gioco. Gli parlate e lui va al pozzo sloppo che dice seguitemi e che sfondiamo tutti. Lotta per me, fagliela vedere. Ma c'è... Che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa intende, raga? Ok, cominciamo a maciullare piano piano tutti i vari membri del Team Rocket. Ok, ci manca l'ultimo. Sì, il più crudele del Team Rocket, sì, certo. Come no, Milas e Shiros. Battono sui vialis. Era così la canzone dei Game Boy, mamma mia. Cioè, parliamo di millenni fa. Secondo me tanti di voi non sanno neanche chi sono i Game Boy. E dovrebbe morire, in teoria. Siamo 9 livelli in più, infatti. Sasso sale anche a livello 18, che come cosa è molto buona. Ci ha anche avvelenato con veleno gas. Ci mancherebbe. Foglie lama? Però ragazzi, cioè, così non è possibile. Dio! Niente, mettiamo sasso. Vediamo se ancora sto muro di fumo. Ma che ma perché? Perché mi devi rompere il ca... Cioè, proprio... Perché? Mi chiedo io. Vuoi proprio metterci i bastoni tra le ruote? Ma veramente? Ti sto massacrando. Però vabbè. Eccala. Morto Coughing. È stato un piacere. Dracula 97, sasso 97, Tramvione 97. Tutti non prendono un cazzo, sostanzialmente. Ma scusami, non ti eri rotto la schiena?
Va un po' meglio, grazie. Ora, non dovrebbe darci troppi problemi, siccome abbiamo il nostro sasso, però siccome non si sa mai, insomma, magari ci fanno qualche mossa che avvelena, eccetera. Comunque, apprestiamoci a battere la nostra seconda palestra. Ed eccoci finalmente dal capo Paleppa. Raffaello, sì. Di sconfiggere questo pigliamosche arricchito. Allora, Scheiter, sicuramente non è una bella sfida per il nostro Dracula. Mettiamo sasso, anche se questo shift mi fa un po' paura, se devo essere sincero. Attacco rapido, va bene, poteva andare molto peggio. Tra l'altro noi non abbiamo neanche tante sassate, quindi non possiamo fare comunque nulla. Dobbiamo comunque fare sassata perché non abbiamo tante altre alternative. Speriamo di farlo fuori. Sì, ottimo. Uno è andato. Contro Metabot teniamo sasso, ma non sprechiamo ovviamente sassata. Facciamo magnitudo 7. Vediamo di mandarlo KO così. Lo so che non è molto efficace, frate, ma non è che posso fare tanto altro. Kakuna. Ah, vabbè, ma allora è già finita, raga. Attenzione, abbiamo fatto un brutto colpo e con un ultimo sgomento in teoria dovrebbe andare K... No, ancora no. Lui usa veleno spina. Attenzione perché Dracula sconfigge da solo il suo primo Pokémon. È vero che era un Kakuna, però è un grande traguardo per lei. L'importante è che abbiamo finito questo... Dove vai? Ma dove vai? Ma davvero devo rifarmi la strada indietro? Ah no, forse dovevo premere quel pulsante blu. Ok, siamo fuori da queste ragnatele di coleotteri e niente, anche questa è stata una parte molto produttiva, molto lunga, ci metterò 2 giorni e mezzo a montarla, molto probabilmente. E niente, per chi fosse arrivato fin qua, vi regalo un belli rega e ricordatevi sempre una cosa.